Si è fatti mille pezzi. Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come vedete davanti a voi qua c'è un bel pacchetto Amazon che vi ho spoilerato, o meglio, ho cercato di farvelo indovinare in delle storie su Instagram tempo fa. Vi invito quindi a seguirmi su Instagram nel caso non lo faceste già. Comunque, per aprire questo pacco che è molto molto importante, ho deciso di invitare un ospite speciale. Infatti qua vedete la sedia e niente, lo chiamiamo subito. Anzi no, dopo la sigla. E eccolo qua, l'ospite speciale, lo... Così una chiarica, sì. Nel senso, ok, vabbè, adesso siamo in tema. La conoscete già, molto probabilmente i più veterani del canale la conosceranno già. Sapranno che lei è mia sorella. Salve. Ciao. Sempre molto utile nei video, sempre, però vabbè. Allora, qua abbiamo il nostro coltellino d'unboxing. Lo so dire io? No, perché mi mancano i pacchi, li voglio dire io. Dopo magari. Andiamo ad aprire il pacco. Poi non vorrei che le tue manine docili venissero compromesse. Attenzione, è pieno il pacco. Ma è già aperto. Possiamo vedere che ci sono delle scritte qua molto made in Cina. I guanti e la mascherina, vabbè, lasciamo stare. Questo pacco sembra già aperto, perché se noi andiamo a tirare... Sì, lo pacco. C'è un pacco pacco. Oh! Allora... Ferma. Pezzetti. Zitta, non spoilerare! Allora, qua possiamo trovare un quadrato, un cubetto... Un cubetto di polistirolo con dentro un qualcosa che vi andrò a far vedere dopo. Poi... abbiamo uno scompartimento di legno che purtroppo non viene via. Di legno? Di cartone, perdonami. Qua abbiamo delle mandorle tostate. E poi è tutto sporco e pieno di polvere. Infatti. È usato, dici tu. Che pacco. No, no, ma io l'ho preso nuovo. Che pacco. Andiamo ad estrarre dalla confezione. E voilà! È una... statuetta. Aspetta. È una statuetta di ceramica che ho comprato così per sfizio. Sì, è ceramica. Terracotta, ceramica. Vabbè, quella roba là. Comunque questo non è altro che un diffusore per ambienti di incenso. Ma è zozzo. È zozzo. E vabbè. Non ci interessa, è il suo secondo sozzo. Ah, l'unica cosa che non abbiamo, sai qual è? È un accendino. Perché noi abbiamo qua dei conetti d'incenso che non hanno odore. Non ho un incenso. Comunque, il conetto va messo qua sopra, va dato fuoco e farà l'effetto cascata, quello l'alto carino. Comunque. Si è fatti mille pezzi. Dai però! Ma tu! No, aspetta! Io vi devo far vedere perché... No, vabbè... Doveva essere un fiorellino! Non puoi neanche cercare di aggiustarlo, lo devo che aggiusti! Mannaccia la morte, mannaccia! Va bene! Va bene! Perfetto, allora questo è il fiorellino incriminato, non sarà mai messo a fuoco. È brava, nasconditi perché quello va bene.
comunque è distrutto, però messo di così. Ma questo, cioè, questo è per metterci. Questo è per mettere, sì, sì, tu sì. Sempre. Vabbè, comunque abbiamo rimediato nel frattempo anche un accendino e lo proviamo. Almeno ci rimane provato. Bravo, minimo minimo via tu, si sta smontando pure il tavolino. Secondo me non va. Aspetta. No, deve via fuoco. Vedi, se no. Tu dici che. Wow! No, no, non soffiare! Cazzo soffi! Non ho soffiato, ho respirato! Non respirare, cazzo respiri! Ma Ciro, dovrebbe scendere davanti. Un attimo, no, quello ci vuole tempo. È un pacco. No, ci vuole tempo. È un pacco. Dice che ci vuole. Siamo in chiesa. In realtà siamo alla braciata per adesso. Ma si vede il fumo in camera? Non penso. Comunque. Ma questo filino? Sì, ma è bellissimo, guardalo da qua. Sì, è molto molto carino. E aspetta, ecco qua. No, guarda. Bellissimo. È molto bellino. Però alla luce poi non si vede più nulla. Bello. Camaglioli bruciati. Che bello. È lo stesso odore. Va bene. Dice che ci vuole un po' di tempo, 5 minuti più o meno, e dopodiché il fumo inizia a canalizzarsi giù. A scendere. Si tornava nel naso, lo stavo a dire. Oh, guarda! L'ha canalizzato un po', però, cioè. Canalizzare cosa? Lo tira su, guarda, vedi? Ah, questo dici. Guarda. Aspetta, ho visto un po' sotto. Sì, sta incominciando a scendere. Ma non è che tipo. Guarda. Sta scendendo, sta incominciando a scendere. Vedi? E si è depositato. La durata di un conetto è di circa 10 minuti, un quarto d'ora. Cioè, 10 minuti, un quarto d'ora. Scusami. Domanda. Cioè, quello ci mette 5 minuti per far uscire il fumo da sotto. E poi dura altri 5 minuti, 10 barra. Per fare cosa? Per farti appuntamenti della casa di camaldoli bruciati. Allora si comprano i conetti quelli là. Aromatizzati. Questo soltanto a incendio. È in teoria dovrebbe essere incenso, no incendio. Non odora di chiesa. No, non ancora. Immaginati quando fanno la messa il pomeriggio. Si danno fuoco questo. Tutti insieme. No. Ah, no. No, con questo. Ah. Si dà proprio, capì? Proprio sì, ma ho la sensazione che si sta spegnendo. Sta scendendo dal buco! Sta scendendo giù davanti! Eccolo, scende! No, sì, tu. Sì, sta scendendo. Sta scendendo. Ma sta andando di lato. Un attimo, dagli tempo. Ha paura, non vuoi prendere. Ma se gli sciati addosso, beh. Hai ragione, scusa. Scendio. Ecco! Sì, sta scendendo. Vabbè, comunque ne sta uscendo molto adesso. Fa caldo, fa calore il conetto. Beh, direi sta bruciando. Eccolo. Non fare nulla, Ele. No, allora, adesso sta scendendo un pochino meglio. Ele, no. Sta scendendo dappertutto, tranne che sulla mano. Ma li devo denunciare, cioè. Sai di che cosa odora? Cosa? Capodanno dopo che hanno sparato i fuochi d'artificio. Ma dai, ma non è vero! Te lo giuro, mi è venuto un flashback sulla migliore di storie di quest'anno. Va bene. Io direi che questo video possa anche terminare qua. Nel caso di risvolti positivi vi metterò delle clip. Ragazzi, io per questo video direi che è tutto. Vi ricordo che troverete il link di questa cosa in descrizione, perché in teoria dovrebbe funzionare. E secondo me, perché si è aperto il conetto, un conetto difettoso, dobbiamo vedere. Comunque, niente, come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, seguite anche questa balorda, anche lei il canale YouTube. E niente, noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi, anzi no, ciao ragazzi. Anzi no.